I 40 profughi siriani non sono più a Villa del Palco e nessuno sa dove siano. Se ne sono andati volontariamente e di nascosto tra sabato mattina e la notte, a piccoli gruppi, chi in taxi e chi a piedi. Ieri mattina i volontari della Caritas hanno trovato tutte le stanze vuote. È lecito pensare che siano fuggiti per raggiungere parenti e amici in Europa, chi in Germania, chi in Belgio, chi in Olanda, destinazioni precise che avevano fissato prima di imbarcarsi da Tunisi verso la Sicilia. Oggi 40 profughi, arrivati giovedì sera, avrebbero dovuto iniziare le operazioni di identificazione per ottenere il permesso di soggiorno come rifugiato politico, un'operazione questa che richiede almeno 6 mesi e dunque il gruppo, composto in tutto da 9 nuclei familiari, sarebbe dovuto restare a Prato tutto questo tempo, cosa che non deve essere piaciuta molto ai profughi, dato che avevano già parenti e amici ad attenderli fuori Italia. E così, alla spicciolata, sono andati via. In meno di 72 ore è stato così risolto, in maniera del tutto imprevedibile, il problema di dare una sistemazione stabile ai 40 profughi in alternativa a Villa del Palco, dove sarebbero potuti restare solo una settimana. Certo, non era questo che avevano pensato le istituzioni e il mondo del volontariato locale. Ora i profughi sono, di fatto, dei clandestini.